La festa di Maria Ausiliatrice termina da sempre in un modo semplice e commovente. Come figli prendiamo Maria per mano e insieme percorriamo le strade su cui si affacciano le nostre case. Invochiamo Maria come madre della Santa Famiglia di Nazareth, come colei che ha donato al mondo il Signore Gesù, nostro fratello e Salvatore. Cantate e pregate con noi, voi che ci seguite in Mondovisione in diretta, via satellite, attraverso i programmi di Telepace, Rete 7 Piemonte, Missione Don Bosco e ANS. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'Annunciazione. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia. Il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Per chi vive il lutto, sappia che la morte non avrà mai più l'ultima parola.
Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visitazione. Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Perché non dubitiamo che Gesù è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Maria piena di grazia, di te c'è la bella.
Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Pai nostro che stai nel cielo, santificato sia il vostro nome. Venga a noi il vostro regno. Sia fatta la vostra volontà, così na terra come nel cielo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Difendici dal nemico, reca in dono la pace. La tua guida invincibile ci preservi dal male. Ave Maria, ave.
Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «E anche a te una spada trafiggerà l'anima». Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Perché con Maria possiamo essere presenza consolatrice per chi piange. Ave Maria,
Nel quinto mistero gaudioso si contempla il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga a noi il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Thank you.
Rendiamo grazie con Maria e come Maria per le grandi opere che Dio compie ogni giorno per ogni uomo, per la sua presenza e il suo camminare accanto ad ogni uomo e ad ogni donna. Thank you.
Sì, sì. Ci rivolgiamo a te, Maria, nostra madre e nostro aiuto. Deponiamo dalla città di Torino nelle tue mani le difficoltà e i sogni del mondo. Eleviamo a te il grido silente dei giovani e dell'umanità intera, profondamente segnata da questo tempo di pandemia. Sostieni e conforta i malati e quanti ancora oggi, pagando il conto delle disuguaglianze del mondo, non hanno accesso alle cure e ai beni primari. Ti affidiamo da questa tua casa di Valdocco quanti sono in fuga dalla propria terra, vittime delle persecuzioni, della guerra e dell'odio, perché possano trovare braccia accoglienti, testimoni di pace e di fraternità. Aperte alle ricchezze dell'altro e non indurite dalle proprie paure e insicurezze. Tu che hai imparato a custodire la speranza quando le difficoltà e l'incomprensione sembravano prendere il sopravvento, insegnaci a non spegnere i sogni che portiamo nel cuore, a diffondere la tua gloria da questo tempio che hai affidato alla famiglia salesiana,
e ad elevare lo sguardo, certi di essere ascoltati, certi di non essere lasciati soli. Affidiamo a te il nostro desiderio di essere lievito nel mondo, soprattutto tra i giovani più poveri. La nostra ricerca di verità e di bellezza, la nostra sete di vita e di relazioni, per spezzare le catene dell'indifferenza, della solitudine e della rassegnazione. Guardiamo a te per saper riconoscere la voce del Signore che ci chiama a vivere da risorti nelle piccole e grandi scelte del quotidiano. Nell'ambiente del servizio dell'educazione e in quei luoghi in cui si gioca il nostro essere dono per gli altri. Affidiamo a te le famiglie con le loro difficoltà, perché possano sentirsi accompagnati e sostenuti. Ti affidiamo in particolare la famiglia salesiana e tutti coloro che accolgono la missione dell'educazione, perché sull'esempio di Don Bosco sappiano cercare con rinnovato stupore il volto di Dio nei giovani e con i giovani, senza indietreggiare di fronte alle nuove sfide che interpellano. Prendici per mano, Maria, veglia su di noi e continua a accompagnarci nella scoperta del disegno che Dio ha su ciascuno, ciascuna di noi. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Dei cristiani. Signore, ascolta la mia preghiera. Il Signore sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che per opera dello Spirito Santo hai preparato il corpo e l'anima della gloriosa Vergine e Madre Maria, perché divenisse una degna abitazione per il tuo Figlio, concede a noi, che ci rallegriamo per il suo ricordo, di essere liberati per sua intercessione dai mali presenti e dalla morte eterna. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, sia con tutti voi. E prima del canto
voglio dire semplicemente un piccolo pensiero ringraziamento. Avevo promesso ieri al nostro arcivescovo Monsignore Cesare che oggi, in questo momento, noi senza dubbio avremo un ricordo per lui. Prima volta mi diceva in tutta la mia vita episcopale che non posso essere nel giorno di Maria Ausiliatrice. Lo ricordiamo e le ringraziamo per il suo servizio come pastore. Voglio esprimere a nome dei salesiani e di tutta la famiglia salesiana, pensando anche in tutto il mondo, un grazie molto sincero a tutte le nostre autorità civili qui presenti. Davvero grazie per la vostra presenza, gentilezza. E pensavo una cosa molto cara al nostro cuore come salesiano. Don Bosco sempre ha avuto eccellenti rapporti con tutte le autorità civili, molto particolarmente qui a Torino, ma in tutta l'Italia e in qualche altra nazione. E questo perché era sicuro che per il bene della gioventù dobbiamo lavorare insieme. Grazie davvero. Per ultimo, la sobrietà di questo momento, senza quelle 60-70 mila persone di altri anni, ci dice che tutto è possibile nel mondo, tutto è possibile nei momenti di difficoltà, però noi crediamo che veramente anzitutto la fede nel Signore della vita, una grande fiducia nell'amore materno di Maria e tutto l'impegno umano per superare le difficoltà ci porterà a vivere momenti molto diversi e con una grande speranza. Che la nostra preghiera possa abbracciare a tutto il mondo, specialmente a quello più colpito in questo momento, come è la India, il Brasile e anche l'Argentina. Un grazie a tutti voi.